Inizio col ringraziare il Comune di Cecina, l'assessore e la nostra sindaca Claudia Manzi. Questa è la nostra settima edizione del Festival del Pensare, con un programma variato, e quest'anno facciamo 3 giorni a Cecina e 3 giorni a Casale. Ci siamo anche sul suggerimento di Maria Rosa Grassi Vittorini, abbiamo deciso di parlare dei cambiamenti che sicuramente il Covid ha portato. Abbiamo giocato anche, abbiamo fatto questo minimo gioco di parole, cambiamenti, perché una cosa è sicura, che dovremo cambiare il nostro modo di comportarsi, il modo di rapportarci alla realtà. Perché ci siamo resi conto che la pandemia è dovuta sia a un virus, ma ha preso piede anche perché il nostro mondo è un mondo che noi abbiamo lasciato in condizioni deplorevoli, e noi dovremo renderci conto di questo, e vedremo come questi i nostri relatori ne parleranno, e sarà una cosa, direi, molto interessante. Noi come nuova amministrazione di Casale non possiamo che riconoscere il valore dell'associazione Pensiamo Insieme, perché comunque da molto tempo ormai produce degli eventi che sono di elevato spessore culturale e di grande interesse scientifico. Il presidente, che è Pia Pagani, che è casalese e che, diciamo, ci aiuta molto, nel senso che oltre all'associazione Pensiamo Insieme fa parte anche di un'altra associazione importante di Casale, che è il D8 Casalese, e loro sono molto attivi, e Pia Pagani è molto attiva da tanto tempo sul nostro territorio, sia per quanto riguarda la cultura ma anche per quanto riguarda il sociale. La ringrazio a nome di tutti. Nel ringraziare l'associazione culturale Pensiamo Insieme mi preme sottolineare un paio di aspetti importanti di quello che è il programma che loro hanno realizzato quest'anno. Si parlerà un pochino di quello che la pandemia, da un certo punto di vista, ci ha regalato, e da quello che la pandemia ha comportato, no, all'interno del nostro vivere, del nostro cambiare stile di vita. Ecco, io credo che la pandemia, con le chiusure, con la chiusura forzata in casa, ci ha regalato alcuni momenti per pensare, ma ci ha regalato dei momenti per pensare spesso da soli. E invece è importante, perché anche attraverso questo festival torniamo in piazza e torniamo a pensare insieme. Allora, l'invito è di venire a sentirci. La nostra associazione si chiama Pensiamo Insieme, e quindi più si è e più penseremo.